Ciao a tutti, oggi video diverso dal solito, non vi ho mai portato nella mia vita, nella mia casa, ma oggi è una giornata bruttissima, ho qualche faccendina da fare, quindi non avevo voglia, avevo però voglia di chiacchierare, ho detto dai, perché no, facciamo comunque un piccolo video, vi faccio vedere che giornata brutta che è, veramente brutta, 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 non so se si può vedere, cioè deve quasi piovere. Veramente deve quasi piovere. C'è il cielo tutto arancione. Guardate. Sta anche forse un po' piovendo. Vedete? Tipo in fase di tempesta. Comunque, Jackie. Beh, vuole stare fuori. Io ho un casino di cose da pulire. Veramente un casino. Cioè, devo fare i piatti che non ho fatto ieri. Ecco, questa è la situazione. Piatti di ieri, piatti di oggi. E da sistemare, devo pulire il bagno, sistemare un po' comunque la cucina, ho l'avanzo anche del cibo di oggi. Insomma, penso che appunto laverò qui, poi mi concentro appunto nel bagno, questa pezza che non vuole stare su. Oggi appunto va così la giornata, mi vedete truccata anche se non mi è solito farlo in casa perché ho provato una palettina che mi è arrivata l'altro giorno dal corriere. Vi voglio anche fare un video e mostrarvela, poi non so se uscirà prima quel video o prima questo vlog, chiamiamolo così. E quindi ho ricreato questo trucco qui, diciamo che principalmente ho truccato gli occhi e ho voluto provare l'illuminante e il blush. Vi faccio vedere di che palettina sto parlando. Ecco, sto parlando di lei, quindi il kit natalizio di Too Faced. Vi giuro, mi sta piacendo da impazzire. Specialmente questa parte qui, quindi la testa, che c'è appunto la famosa terra di Too Faced, la Chocolate Soleil con l'illuminante, guardate che luce. E mi piace tantissimo anche questo blush, questo qui in alto, questo, se metto a fuoco, bello bello bello. Poi vabbè, ci abbiamo il pezzo sotto che sono degli ombretti con cui ho ricreato il look di oggi. Perché appunto, come vi dicevo, dentro casa non sto mai truccata e sono sempre in abbigliamento da casa. Non so se si riesce a vedere da questa mega porta col vetro scuro, però ho questa maglietta in paille che il mio cane impazzisce per queste palline. Un leggings, ma sembra nero però va bene, e le ciabatte, questo è il mio abbigliamento da casa. Se mi vedete in 3D è perché ho i paletti accecanti della cucina, sia nei laterali che qua su. Io ragazzi sono andata a cambiare la pezza. Di solito appunto utilizzo una classica spugnetta, è una di queste qui che vado sempre a gettare comunque con facilità e spesso e volentieri insieme a questa qua della cucina. L'ho cambiata e con queste qui ci andremo a fare il bagno dopo, quindi non è che le vado a buttare, non le utilizzo più. Vi dicevo, io di solito dentro casa sto sempre con un abbigliamento comodo, non mi piace mai stare con i vestiti con cui esco. E poi non riesco mai a tenere su i gioielli, cioè orecchini, braccialetti e cose varie. E non riesco neanche a stare truccata, cioè quindi dentro casa sono sempre struccata, senza su gioielli, senza su niente e anche senza reggiseno. Ditevi voi come siete, ma io ho bisogno di sentirmi libera, almeno quando sto dentro casa. Sono cambiata perché con l'acqua calda, Jackie, con l'acqua calda sentivo veramente caldo col piede e col file addosso, quindi mi sono andata a cambiare. Quindi sto asciugando i piatti, ho quasi finito, poi vi faccio vedere che prodotti utilizzo per andare a pulire il piano cottura e tutto il resto. Per chi guarda qualche mio video mi piace cambiare tanti prodotti. Ehi, dobbiamo sentire il tuo concerto? Mi piace cambiare tanti prodotti anche per quanto riguarda la casa e non solo la cura della persona. Quindi veramente sono una cosa tremenda. Sono veramente una cosa tremenda. Questi qui non li andrò appunto a gettare, ma li rimetto in pentola dove li ho cotti. Me li devo scartare togliendo tutti i piselli, questi sono i tortellini di Giovanni Ranna con ripieno di ricotta e spinaci con appunto la panna che ora si è seccata e non si capisce bene,
Poi dopo appunto c'è i piselli e il cotto. Visto che non li voglio buttare, li riciclerò insieme ad altro, ovviamente per la cena di stasera, per il mio compagno. E quindi gli devo togliere i piselli perché non li mangia. Gli aggiungo altri cubetti di prosciutto. Poi stasera ovviamente li scalderò con formaggio, quindi grana padano e altra panna. Quindi mi metto all'opera. Ok ragazze, ce l'ho fatta. Ora è strapieno solo di prosciutto, ovviamente poi come vi dicevo lo andrò a scaldare, lo andrò a miscelare, magari volendo ci aggiungo anche altra panna. Perfetto, quindi pronto per andare in frigo per stasera. Ok, lo mettiamo qua su, se ci sta. Perfetto, come vedete il frigo è quasi vuoto, però dettagli. Vi voglio mostrare appunto i prodotti con cui andrò a fare la cucina. Sul piano cottura per sgrassare andrò ad usare questo qui che compro alla Lidl, quindi me lo metto qua. E poi ho travasato in uno spruzzino, in questo caso in questo spruzzino qua della Monchina che era finita, ho travasato questo prodotto che avevo comprato su Bio Boutique La Rosa Canina. È un prodotto comunque 18 in 1, veramente ha 18 usi, tra cui anche pulire il pelo del cane, quindi gli faccio il bagnetto al cane, che comunque è un antibatterico con un pH alto appunto per l'acidità del pelo del cane. Poi magari se vi può interessare vi elenco o vi faccio vedere un prodotto in un altro video, perché comunque non finirei più di parlare, già lo so, se inizierei a mostrarvi tutti gli usi di questo prodotto. Questo me lo inizio a spargere un po' ovunque. Ancora bagnata, la vado a sciacquare perché no, mi farebbe troppa schiuma. Lo so che così si potrebbe graffiare il piano cottura un po', ma già credo che mi è tutto rigato, già è comunque un po' messo maluccio. Poi diciamo che non è che vado, non ci vado con questa, ma appunto con questa parte qua per andarlo a pulire bene bene, insomma. Faccio la stessa cosa anche nel lavello, visto che io ho spruzzato il prodotto. Ok, quindi mi vado a togliere tutta la schiuma. Poi mi prendo un po' di carta, sarebbe meglio lo Scottex, ma in questo momento ho solo tovaglioli, e vado ad utilizzare un prodotto, questo qui è professionale, proprio per farvi capire, un prodotto che deterge e lucida la superficie. Ne applico veramente una goccia, in questo caso mi fa venire appunto tutti gli acciai splendenti, quindi ci vado a pulire non solo il piano cottura, vi faccio vedere. Non solo il piano cottura, ma anche appunto il fuori del forno, gli sgabelli, perché qua davanti è una sorta di penisola con gli sgabelli e sotto appunto sono in acciaio. Non ho un capello che mi gira. Io ragazze, da quando sto prendendo l'integratore, scusatemi se da una cosa ne passo un'altra, da quando sto prendendo l'integratore per rafforzare i capelli, insomma per la caduta stagionale, mi sta funzionando per quanto riguarda i capelli. Ma mi ha fatto venire fuori una peluria esagerata, cioè sto a fare le cerette proprio come se non ci fosse un domani e anche sulle braccia sono molto più folti, molto più scuri. Voglio ormai portare al termine il ciclo, ne ho fatto 2 mesi, mi manca un altro mese e poi basta per adesso perché non ne posso più. Io già sono una donna scimmia, ma in questo caso veramente in questa maniera è troppo 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 esagerato. Come vi dicevo, non vado a pulire altro oggi, diciamo voglio fare una pulizia veloce perché tanto comunque tra poche ore
Guarda, sono le 5, tra pochissimo veramente mi si risporcherà di nuovo per la cena. Vado ad asciugare prima l'acqua che c'è in eccesso. E fai tu? Poi prendo questo prodotto, che può essere spruzzato appunto su tutte le superfici. Potrei andarci a fare anche il bagno con quel prodotto che vi ho mostrato prima. Però rimane molto schiumoso e deve essere anche disciacquato. Quindi ne va usato veramente poco. Secondo me, cioè va diluito comunque il prodotto, l'ho messo qua dentro ed è diluito. Però secondo me ne ho messo veramente tanto. Scusate se ho la testa tagliata. Possiamo cancellare anche questo, visto che il 21 novembre è passato. Ho già spazzato anche oggi, però col cane in casa tra Swiffer, aspirapolvere e spazzare è un continuo, veramente è un continuo. Chi ha gli animali in casa al di fuori del cane lo sa. Jackie, ma perché hai preso questi? Che ci dobbiamo fare con questi? Ok ragazze, per il momento appunto cucina pulita, prodotti ancora che mi serviranno per il bagno, ho dato una sistemata veloce, qui vedete appunto che c'è un po' di casino, ho spolverato ieri la mia orchidea, è morta, mi dispiace Luda, ma è morta. Adesso questo fine settimana faremo l'albero, perché appunto poi saremo via per Verona, scusate ho spento la luce. Sono più di 2 anni che sto in questa casa, non mi ricordo dove si accende la luce. Comunque sì, c'è un po' di casino, però diciamo che ho spolverato ieri, qui abbiamo le ciotoline del cane. Sto accendendo il computer perché dopo appunto voglio già montarlo il video, almeno così lo carico il prima possibile. Ora direi di passare al bagno. Eccomi. Allora, diciamo che, guarda, ho lasciato tutto per com'è, devo pulire principalmente i sanitari, perché sennò per il resto ho spolverato l'altro giorno sempre, adesso ci vado a dare solo una ripassata con lo Swiffer e sistemo un po', perché ho una miriade di prodotti anche qua sulle mensole, che sono quelle che utilizzo la sera per farvi capire che casino. Ultimamente poi voglio mostrarvi che sto utilizzando questo detergente della Mil Mil che si trova all'Auch, un detergente appunto intimo, come vedete comunque è abbastanza pulito come detergente, ha la qualità vegana e mi ci sto trovando bene, costa poco più di 2 euro, sono 300 ml, ha una buona profumazione molto molto neutra e rinfrescante, mi sta piacendo. Eccomi qua, allora io vado a spostare tutto mettendolo appunto sulla lavatrice, come avete visto appunto qui dove vi ho appoggiato c'è la lavatrice. Passiamo spazzolini, dentifrici, questo qui ve l'ho consigliato in diverse volte, mi trova veramente bene con questo qua della White Now in versione men, mi piace tanto tanto tanto. Invece mi sta facendo letteralmente cagare questo qui della Dentalux, se non sbaglio ho preso o al Lidl o all'Eurospin. Mentre ragazze mi sono innamorata di questo prodotto, il Quasar, si è schiacciato appunto utilizzandolo, è buonissimo per il bagno, anticalcare, igienizzante, profumante e protettivo. Si profuma in una maniera veramente esagerata, quindi io vado spruzzando un po' ovunque, anche su appunto all'acciaio, lo spruzzo anche nel WC, intorno al WC e nel bidet. Quindi appunto come avete visto ci lavo tutto con questo. Non so se qualcuno di voi se lo sta chiedendo, ma dov'è la doccia? Perché nel bagno non c'è la doccia? La doccia è fuori dal bagno, è verso la camera da letto, quindi a muro, ragazzi, una doccia è gigante, gigante, gigante. Veramente è una doccia che non ho mai avuta e mi piace tantissimo. Peccato che la casa non è la mia, ma sono in affitto. Quindi, dettagli, dettagli, dettagli importanti, ma dettagli. Però penso che se mi dovessi mai fare una casa
All'inizio, cioè dico bellissima la doccia comunque così, grandissima, come quella delle palestre, però allo stesso tempo è un po' scomodo se hai qualcuno in casa, cioè fin quando siamo io e mio compagno, il cagnolino, ok, ma quando si ha qualcuno in casa e magari dico qualche parente, ospiti, un amico, è difficile andarsi a fare la doccia perché poi dopo ti vedono comunque uscire nudo, perché tanto esci nudo, poi la doccia è tutto in vetro fuori, quindi cioè è un po', diciamo che io la chiamo la doccia dei single. Comunque sono quelle docce belle da vedere, ma nella vita quotidiana di famiglia, comunque con tutti gli impegni che si hanno, è un po' più difficile da utilizzare. Comunque sto dando una lavata molto molto veloce, non so se questa tipologia di video vi può piacere, se sì magari vi faccio appunto, mi riprendo quando faccio le pulizie, quelle straordinarie, in modo che magari qualcuno è più interessata a sapere, a vedere, oppure ci sono anche le ragazze che sono appena andate a convivere. Io sono 2 anni e mezzo e ormai penso di aver trovato le mie abitudini, penso. Anche questo qua, ragazze, non è male, un detergente per il viso della Sien, quindi venduto alla Lidl. Lo tengo qua perché sennò mi sprofonderebbe il tutto. Sentite, il mio cane sta già starnutendo, quindi comunque vuol dire che sta facendo effetto. Cioè nel senso che si sente abbastanza. Qui in ginocchio proprio. Io, i capelli mi si trovano sempre, c'è poco da fare. Sempre, sempre, sempre. Come vedete comunque è un bagno abbastanza spazioso, cioè tantissimo spazio, addirittura ho messo anche la ciotola del mio cane. Ovviamente non vi ho ripreso poco fa, ma vado a pulire anche tutto il muro, specialmente quello intorno al WC. Diciamo che nel quotidiano vado a fare sempre questa operazione. Sono poi andata ad utilizzare nel WC questo qua per andare a profumare, che è sempre di Lidl. È il detergente per WC, è una profumazione oceano, devo dire che non va a sbiancare quanto un WC net, però profuma veramente tanto. Ora mi manca di spolverare le mensole e dare una sistemata. Devo dire che lo specchio l'avevo pulito sempre appunto l'altro giorno, perché il bagno comunque lo faccio tutti i giorni velocemente, poi diciamo che ci sono quelle volte dove lo pulisco più a fondo. Questa è la pulizia quotidiana che vado a fare. Per spolverare vado ad utilizzare questo qui, sempre preso alla Lidl. Diciamo che pare che sto sponsorizzando Lidl, ma in realtà sono tutti i prodotti che compro io. E mi aiuto con uno Swiffer, visto che la pulizia grande l'ho già fatta l'altro giorno. Questo, ragazze, è il bagno sistemato. Alla buona è meglio. Comunque ho spolverato. Ho sistemato comunque, diciamo, un pochettino. Non so come farvelo vedere, non si riesce a farvelo, non si riesce a farvelo vedere tutto. Io spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Diciamo che non ho fatto nulla di particolare sicuramente. E però, insomma, era una giornata un po' così, il tempo un po' bruttino, io un po' giù di morale. Non avevo voglia di fare le faccende che appunto si fanno tutti i giorni per renderla... per rendere appunto il tutto in maniera un po' più, con un diversivo insomma, per invogliarmi, ho deciso appunto di riprendermi e nulla, quindi diciamo che sono contenta perché per oggi ho finito le mie faccende di casa, diciamo le faccende base, ragazze, perché appunto non vi ho fatto vedere niente di che. Vi mando un immenso bacione e ci vediamo in un prossimo video.